Ben ritrovati a questo nuovo video che porta come titolo Pillole di Ubuntu numero 2. Ecco, numero 2 perché chi segue il mio canale avrà già avuto occasione di visionare il numero 1 di questa serie di video. Di cosa si tratta? Così riassumo brevemente cosa intendo fare con questo serie di video con questo titolo. Si tratta semplicemente di piccole raccolte di appunti sparsi che raccolgo nel tempo utilizzando Ubuntu, quindi passano le settimane, i mesi, man mano che trovo qualcosa che ritengo interessante, che potrebbe essere utile anche ad altre persone, ad altri utenti di Ubuntu. Io me li tengo da parte, questi appunti, questi appunti appunto me li tengo da parte e quando ho raggiunto un certo numero di appunti ho deciso di raggrupparli, di raccoglierli in un piccolo video dal titolo appunto Pillole di Ubuntu, proprio perché sono dei piccoli punti, non sono delle grosse presentazioni, sono una raccolta di piccole annotazioni, quindi Pillole di Ubuntu e col numero progressivo. Ecco, ce n'è già stato uno, numero uno qualche settimana fa. E adesso eccoci qua al numero 2. Come sempre, vedremo poi se sarà il caso in futuro di creare altri video di questo tipo a dipendenza degli appunti e delle cose interessanti che troverò man mano, sempre durante l'uso personale di Ubuntu. Allora, partiamo con la prima pillola ed è un semplice comando da terminale che ci permette di visualizzare la versione installata di Ubuntu. Quindi se vi viene chiesta qual è la versione di Ubuntu che usi, oltre ad entrare nel monitor di sistema, eccetera, eccetera, o nelle informazioni di sistema, nelle ultime versioni di Ubuntu hanno l'opzione direttamente qui nel menu in alto a destra, informazioni di sistema, oltre a quella possibilità, ce n'è una da terminale con questo comando. Eccolo qua. LSB release meno A come opzione. Quindi lo proviamo. LSB release meno A enter. Eccolo qua. Vedete che ci dice che si tratta di Ubuntu. La descrizione estesa è Ubuntu 12.04.3 perché è il terzo rilascio di questa versione a lungo termine di supporto. Quindi il numero della release, del rilascio, è il numero di versione di Ubuntu, è proprio 12.04, il nome in codice è precise. Ecco, vedete, qui c'è tutto il dettaglio di quale Ubuntu state usando senza andare a cercare ad aprire un'interfaccia grafica o qualcosa. Basta che aprite il vostro terminale con lo shortcut, la scorciatoia da tastiera, Ctrl, Alt e T, questo semplice comando ed ecco i dettagli della versione di Ubuntu. Voilà, prima pillolina spiegata. Seconda pillola è un altro comando da terminale, probabilmente più conosciuto di quello precedente, perché ogni tanto anche in altri video su YouTube lo si incontra questo comando per sapere quale kernel è attivo in questo momento, è utilizzato dal sistema in questo momento, quale kernel è installato ed usato dal vostro sistema Ubuntu. Quindi usiamo questo comando uname meno A, quindi facciamo uname meno A enter ed ecco che esce per esteso la descrizione del kernel, quindi del corpo principale del nostro sistema Linux e vediamo dov'è il suo nome. Ecco, ovviamente ci dice che si tratta di un sistema tipo Linux, di un sistema a 64 bit nel mio caso specifico, di un kernel Ubuntu, per Ubuntu, la versione del kernel 3.2.0.5.3 generico, tipo generico, che vediamo un po', immagino questa sia la data della compilazione del kernel, ovvero di quando è stato creato l'eseguibile di questo kernel, ovvero i pacchetti che noi poi abbiamo installato e stiamo usando correntemente, attualmente volevo dire. Ecco che
quanto pare questo kernel è stato compilato, quindi preparato e pronto all'uso giovedì di agosto, il 22. È finita, immagino, la compilazione, non so quando sia partita, comunque finita alle 21:01 di questo giovedì 22 agosto. E 2013 ovviamente ci mancherebbe, e appunto è un sistema a 64 bit. Vedete, qui ci sono tutti i dettagli sul kernel che state usando, quindi versione, quando è stata compilata e di che tipo di kernel si tratta. Bene, passiamo al terzo punto, per il quale diciamo che io non ho mai dovuto preoccuparmi di questa cosa, ovvero di dover usare dei server DNS per la navigazione internet alternativi a quelli offertimi dal mio provider di servizi internet. Io ho sempre usato quelli standard offerti appunto da chi mi offre il servizio internet, però a volte, a quanto leggo in rete, c'è qualcuno che deve cambiare i server DNS per esempio velocizzare la sua navigazione internet, perché a quanto pare i server DNS per difetto sono troppo lenti, intasati, non lo so. Comunque, leggendo in rete qua e là, ho trovato notizie di persone, di colleghi, utenti, diciamo, di sistemi Linux, ma anche non, che si vedono costretti a cambiare le impostazioni della connessione internet per migliorare le prestazioni. Ecco, quindi questo, ripeto, non è il mio caso, però vi mostro come si fa su un sistema Ubuntu a fare questa operazione. Quindi vi ricordo che i server DNS sono quelli che fanno da tramite per quello che in gergo si dice risolvere i nomi, ovvero quando noi stiamo navigando con il nostro browser, inseriamo un nome leggibile per l'uomo, tipo www.questoilmiosito.org. Ecco, quel nome lì in realtà è un nome più vicino all'uomo che non alla macchina, e ci pensano i server DNS a risolvere questi nomi e a tramutarlo in modo che tutta la navigazione funzioni. Insomma, ecco, non entriamo troppo nei dettagli tecnici, comunque è un po' il loro scopo di questi server, di riconoscere e di interpretare i nomi dei siti, rispettivamente gli indirizzi IP tecnici che stanno dietro ai server che offrono questi siti, eccetera, eccetera. Ecco. Dunque, normalmente quando vi connettete ad internet, il vostro provider, ovvero colui che vi offre l'accesso alla grande rete, offre già anche dei suoi server DNS che fanno proprio questo lavoro. Voi non dovete occuparvi di nulla. Nel caso invece dobbiate occuparvene per migliorare le prestazioni della vostra navigazione, procediamo come segue. Allora, entrare nella gestione delle connessioni, ovvio. Noi abbiamo il nostro indicatore qui in alto a destra, lo apriamo e entriamo in modifica connessioni per aprire la finestra della gestione delle connessioni, quella di tutti i tipi di connessione, come potete vedere con le schede qua sopra. E secondo passo, apriamo la connessione che stiamo usando, quindi la selezioniamo, facciamo modifica e apriamo appunto il dettaglio della nostra connessione. Secondo passo, ecco, accediamo alla scheda impostazioni IPv4, che è questa. Ecco. Vedete che tra l'altro i nostri sistemi prevedono già anche le impostazioni IPv6, perché il mondo si sta pian piano spostando tra gli indirizzi, dagli indirizzi IP versione 4 attuali, che attualmente sono ancora la stragrande maggioranza, però pian piano si sta spostando il mondo verso IPv6, questo perché sono talmente tanti le macchine e i PC collegati in rete in internet che questo tipo di indirizzo versione 4 non è più sufficiente a garantire un indirizzo per tutti, e quindi si sta passando a IPv6. Però
Questo è un discorso un po' più in là nel futuro. Per il momento non preoccupiamoci di questo, ma stiamo sull'IPv4. Quindi ci siamo posizionati in questa scheda e impostiamo nella tendina metodo non automatico DHCP come quello per difetto che ci serve per usare normalmente la connessione offertaci dal nostro provider, ma scegliamo la seconda voce automatico DHCP solo indirizzi. A questo punto vedete che si sono attivati, sono liberati per essere editati, scritti questi campi qua sotto. E vedete qua server DNS, la voce che ci interessa poi. Impostare i server DNS separati da una virgola. Ecco, nell'esempio che vi sto mostrando, uso i server DNS che Google offre a tutto il mondo, sono liberi da usare con questi indirizzi particolari conosciutissimi, sono i server DNS di Google. Questi sono gli indirizzi IP, quindi i nomi tecnici dei server DNS di Google. Fatto un bel copia e incolla da questi due indirizzi IP che vi lascio ovviamente nella descrizione del video. Incolliamo separati da una virgola, quindi il primo e l'alternativa, un secondo server DNS, se ce ne fosse bisogno, 8888844. Ecco. È tutto qua. A questo punto si fa salva. Voilà, è stata salvata la nostra connessione con la modifica dei server DNS. Da questo momento non viene più usato, non vengono più usati i server DNS per difetto, quindi del vostro provider, ma questi di Google. Come facciamo a vederlo? Apriamo le informazioni di connessione sempre dall'indicatore del gestore delle connessioni di rete, non modifica ma informazioni di connessione. E ops, scusate, vedete il DNS è ancora quello di prima, forse devo chiudere per farglielo prendere. No, perché non me l'ha preso. Rifacciamo. Entriamo, modifica, IPv4, eppure qui i server ci sono. Come mai non me li ha presi? Buona domanda, eh? Dovrebbe essere salvata. Vediamo un po'. No, non li prende. Forse mi devo sconnettere e riconnettere. Vediamo un po', mi disconnetto e mi riconnetto. Vediamo un po', connesso se connesso e voilà. Va bene, piccola lapsus, dimenticanza da parte mia. Per far prendere i server DNS non è sufficiente salvare le impostazioni della connessione, ma bisogna almeno sconnettersi una volta e riconnettersi per far prendere queste impostazioni definitivamente. Vedete ora il DNS primario, il primo che abbiamo scritto, 888, e il secondario 884. La connessione funziona né più né meno di prima, soltanto che i server sono questi di Google invece che quelli standard del vostro fornitore di servizi. Adesso io mi rimetto la connessione come era prima, perché per me va bene lo standard. Quindi mi riporto le cose come sono, così vedete anche voi nel caso vogliate tornare, fare il passo indietro, potete rimettere le cose come stanno. Quindi automatico DHCP, così questi campi del server DNS tornano a essere grigi e non editabili. Salviamo. Chiudiamo, a questo punto abbiamo imparato dopo la mia momentanea amnesia, quindi mi disconnetto ancora una volta e mi riconnetto. Voilà, informazioni di connessione e vedete che siamo tornati al server DNS standard offerto dal mio fornitore di servizi. E voilà. E questa è fatta con un attimino di panico in mezzo nella dimostrazione. Comunque, avete visto come si fa.
Allora, le applicazioni di avvio. Ecco, questo è un altro, più che altro una curiosità. Le applicazioni di avvio quali sono? Sono quelle che fino ad Ubuntu 12.04, ovvero quello che sto usando adesso, e sono presenti come opzione qui nel menu delle impostazioni in alto a destra. Ecco, applicazioni d'avvio, vedete la voce è presente qui. Se faccio clic, mi si apre questa finestra con un elenco di applicazioni che si avvieranno o meno alla partenza del PC. Questo è lo scopo delle applicazioni d'avvio, no? Come vedete, nel mio caso ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voci, di cui solo 1, 2, 3, 4 sono in realtà attive, quindi queste 4 partiranno, queste vengono ignorate. Sono i programmi che partono appunto alla partenza del PC. Ecco, dico fino a Ubuntu 12.04 perché ho visto che nelle versioni successive in realtà questa opzione non è più presente in questo menu. Lì comodamente non è più lì. Non è nelle impostazioni di sistema, ma bisogna proprio chiamare il programma specifico che si chiama appunto applicazioni d'avvio questo programma. Quindi, non avendo a disposizione, non volendo usare questa opzione, bisogna andare nella dash, scegliere le applicazioni e cercare applicazioni d'avvio. Eccolo qua, è la stessa cosa, questa iconcina un po' violetta con una freccia. Questo è rimasto uguale anche nelle versioni successive di Ubuntu e se fate clic ci ritroviamo nello stesso punto, è quello. Quindi il programma in sé esiste ancora e anche se non lo trovate più qui, niente panico, in realtà il programma c'è sempre nel sistema e ci permette appunto di gestire comodamente le applicazioni che vogliamo far partire alla partenza del PC. Quindi si possono aggiungere nuovi programmi, rimuoverli, modificarli oppure appunto attivare o disattivare la partenza pur lasciandoli nell'elenco. Questo è lo scopo di questo programma. E dove sta la cosa interessante è che in realtà quel programma non fa nient'altro che darci una comoda interfaccia grafica per gestire dei lanciatori, dei file famosi punto desktop che ormai abbiamo imparato a conoscere e questi lanciatori sono archiviate in una specifica cartella che è questa nella nostra home, ognuno quindi ha i suoi, ovviamente. Quindi la nostra home, cartella nascosta, .config slash barra autostart e qui mi ero già posizionato prima di iniziare il video. Vedete qui sono sei lanciatori che sono poi quell'elenco di programmi che abbiamo visto prima. Alcuni di questi appunto sono attivi, nel senso che faranno partire il programma previsto, altri no. Ecco, all'interno di questi lanciatori, appunto, ed è per quello che ho inserito questa voce nel video pillole di Ubuntu, ci sono due impostazioni interessanti per i lanciatori, diciamo come cultura generale per conoscerli sempre meglio, e una delle due è xnome autostart enable false o false, come vogliamo pronunciarlo. Quindi questa impostazione evita che l'applicazione venga avviata. Ecco. Quindi facciamo una cosa, vediamo un po' se riesco a far capire. Scusate, apriamo un lanciatore nell'editor di testo. E vedete qui questa opzione che io ho portato qui nella mia scaletta, la vedete qui, ecco, xnome autostart enabled false, false. False vuol dire che questo programma, Cuttlefish, non deve partire alla partenza del PC. E in effetti, se noi andiamo nelle applicazioni d'avvio, vediamo che Cuttlefish è grigiato, lo vedete qui, senza il vistino qui da parte, ecco. Praticamente tramite l'interfaccia grafica no, a noi basterebbe attivare il vistino qui per modificare questa opzione. Proviamo, facciamo così, adesso l'ho attivato e qui si modificherà questa opzione in modo che questo programma dalla prossima volta parta. Quindi cosa succede? Vedete qui che nel frattempo, un attimo dopo che l'interfaccia grafica qui di gestione ha salvato la modifica, qui mi dice nell'editor di testo, guarda che è cambiato qualcosa, vuoi ricaricare il file? Io dico di sì e vedete che magicamente è diventato true, ovvero vero.
perché naturalmente in inglese false è falso, true è vero, quindi autostart vuoi partire? Puoi partire sì, false no. Se faccio tornare come prima, la cosa basta che io faccio clic qua e dopo un attimo torna di nuovo falso, come potete vedere. E questa è l'opzione che viene gestita con questo checkbox. Sì, clic no. Ecco. Ovviamente al contrario è possibile farlo anche manualmente. Se io mettessi true, in questo caso vero, e salvassi il file, qui riaprendo l'interfaccia grafica mi vedrei il cuttlefish col vistino presente oppure no, eh? Quindi si può fare nei due modi. L'altra opzione interessante è hidden true oppure hidden false. Quindi questa impostazione, se messa a true, quindi a vero, non elenca, perché hidden vuol dire nascosto, no? Tradotto, quindi hidden nascosto uguale vero, quindi vuol dire che non si vede. Hidden uguale a false, quindi falso, vuol dire che si vede. Quindi se messo a true, non elenca il lanciatore nel programma della gestione delle applicazioni d'avvio. Vediamo un po'. Vedete, ecco qua, hidden uguale a false, quindi nascosto falso, quindi io lo vedo. Ecco qua, lo vedo. Se io invece metto hidden true, non viene più elencato il programma, cioè esiste nella cartella dei lanciatori, ovvero questa, config autostart, esisterà sempre come lanciatore, ma non viene più elencato qui nelle applicazioni d'avvio. Ecco che, questo non è gestibile qua nella interfaccia grafica dell'applicazione d'avvio, ma è gestibile solo manualmente di qua, direttamente nel lanciatore. Quindi se io dico non sono stufo di vedere questo programma, che tanto non lo farò mai partire automaticamente, ma non si sa mai che in un futuro ne abbia bisogno, allora piuttosto che continuare a elencarlo qui, lo nascondo ma lo lascio lì dov'è. Allora cosa faccio? Entro nel lanciatore col mio editor di testo, invece di false metto true e salvo. Voilà. Adesso cuttlefish, come vedete, magicamente è già sparito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programmi, non c'è più cuttlefish. Vedete, è sparito addirittura senza chiudere e riaprire il programma, si è aggiornato da solo, è sparito perché gli ho detto di nascondersi. C'è sempre, ma gli ho detto di nascondersi. Operazione contraria, naturalmente, rimetto nascosto falso e quindi fammelo vedere. Quindi attenzione, io salvo di qua e un attimo dopo ecco che è riapparso cuttlefish. Vedete, quindi la gestione dei programmi d'avvio ovviamente è pratica e comoda con la sua interfaccia grafica, però in alcune delle opzioni, in un paio di opzioni interessanti, può essere gestita anche direttamente nel lanciatore, nel testo del lanciatore. Ecco, anche questa è fatta, quindi possiamo chiudere. E l'ultimo è di nuovo, torniamo con il terminale perché c'è un interessante comando terminale che può sempre venire utile anche lui. Chiudiamo anche questo che non ci serve più. Il nostro terminale, facciamo un po' di pulizia. Ecco, dunque, vediamo un po'. Io ho nella mia home un file di testo che nel caso specifico, giusto per avere a disposizione un file di testo, ho salvato la storia del mio terminale, ovvero dei comandi che ho eseguito nel tempo. Nel mio terminale, vedete, sono parecchie parole, parecchi caratteri, numeri, c'è dentro di tutto, eh? È un file di testo normalissimo, può essere un qualsiasi file di testo. E lavoreremo con questo file di testo mediante questo comando per ottenere che cosa? Vediamo qua. Questo comando VC, un nome, insomma, un po' particolare, comunque utile, permette di contare le righe di un file di testo, contare i caratteri di un file di testo, le parole, il numero di caratteri della riga più lunga che è presente nel file di testo. E vediamo come. Eccoli qua. Se noi usiamo il primo comando, vc spazio meno l spazio il nostro file,
Questo ci conta il numero di righe, 1000. Vedete, ci dice che il file di testo out.txt contiene 1000 righe. Comodo, no? Il secondo comando, invece di L, uso M, ci torna il numero di caratteri. Eccoli qua, 41.956. Il terzo comando ci torna il numero di parole che siano separate almeno da uno spazio, eh? Quindi per parole questo comando intende sequenze di caratteri che siano separati almeno da uno spazio, quindi vale come parola, eh? Una sequenza di caratteri in questo modo, quindi sono 5.549 parole, termini. E l'ultimo comando, vediamo. Facciamo anche l'ultimo, che ci dà la riga più lunga, il numero di caratteri che compongono la riga più lunga. Meno L maiuscolo, enter, vedete che la riga più lunga presente in questo file di testo conta ben 418 caratteri. Ecco, con questo ho concluso questa seconda edizione delle pillole di Ubuntu. Spero, come sempre, la mia speranza è sempre quella di avervi incuriosito, interessato, avervi insegnato qualcosa di nuovo, mostrato qualcosa che magari non avete mai visto. E con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!